Nel 1500 eravamo la terza città più popolosa d'Europa, dopo Napoli e Parigi. Questo esodo degli ultimi 20 anni è stato peggio della peste. Questo contatore l'abbiamo installato nel 2008 e l'abbiamo messo, eravamo 60.720. Adesso guarda, siamo 49.138. In un paio di mesi saremo anche sotto i 49.000, cioè un disastro. Venise se vide de ses habitants. Mais au milieu de ce flot de touristes, Matteo et Giusi font partie de ces Vénitiens qui, pour rien au monde, ne quitteraient leur ville. Il veneziano dovrà essere pagato per fare da contorno. Esatto, noi dovremmo essere pagati. Guarda qua, domenica un casino gigantesco come sempre. E c'è l'esercito. Non è facile perché a Venezia gli spazi sono pochi e dobbiamo condividerli con milioni di persone ogni giorno. Matteo Secchi è vénitien depuis des générations. Dans sa ville, il connaît chaque rue, surtout celle qu'il appelle les zones préservées. Garantie sans touriste. È incredibile come in pochi metri passi da una strada piena di gente, giri l'angolo, 50 metri e non c'è nessuno. È che i turisti non lo sanno, ma noi sì, meno male. Beh, diciamo che di tutte le zone di Venezia è quella che mi è piaciuta di più. Avec sa compagne, ils ont décidé de rester vivre ici. D'autres, leurs amis, leurs voisins, ont préféré partir. Ormai il nome più comune della città è locazione turistica, non più Mario Rossi. Io mi chiedo chi affitta qua, che crede si sente molto local, quando è circondato da non local, cosa senta di local. Questo sta uccidendo totalmente la struttura della città. Sì, poi non si capisce questa storia di Airbnb che quando è nata la filosofia era dormi con gli abitanti all'inizio ed era un'idea anche carina. Adesso i turisti dormono con i turisti. Vedi come tornano tutti. Sì. Come beaucoup d'autres habitants, Matteo parle d'une relation paradoxale avec sa ville. D'un côté, l'exaspération pour ce Venise qui ressemble de plus en plus à un parc d'attractions pour les touristes. De l'autre, l'amour pour cette sérénissime, à la beauté unique. Tous les quartiers de Venise sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Un joyau admiré par 30 millions de touristes chaque année. Une affluence telle que la mairie vient de mettre en place un ticket d'entrée à 5 euros pour les visiteurs. Lassé de cette ville devenue trop chère et au loyer exorbitant, chaque jour, la ville perd 3 de ses habitants. Mais loin de la carte postale, il existe aussi un Venise plus populaire, celui des travailleurs et des familles. Comment ces irréductibles ont-ils décidé de rester et de lutter contre le tourisme de masse ? Quelques minutes de l'agitation du centre-ville, des familles vénitiennes vivent encore ici, dans cet ancien quartier ouvrier, Dorso Duro. Sono Chiara Buratti, vivo a Venezia con Jacopo, che è il mio compagno. Insieme abbiamo una bambina di 5 mesi e mezzo, Irisdina. No, non voglio lavare i piatti. Vado, lavo io i piatti, sì, allora. Certo. Andiamo dalla mamma. Eccola qua. Buongiorno. Va bene. Thank you.
À 32 ans, Chiara est actuellement en congé maternité. Jacopo, son conjoint, est intérimaire. Dans une ville qui se vide de ses familles, pas facile de trouver une place en crèche. Sei riuscito allora con capire se puoi fare il contratto? No, ma ancora non ho preso appuntamento per allungare. Perché altrimenti non ci mettono nella graduatoria dell'asilo. Lo so, devo andare. Tieni. Giochiamo un po'. Sì, e poi sì, però sì. Bisogna fare un pisolino. Si Chiara a fait le choix de s'installer à Venise, c'est surtout pour Jacopo. Ici, son mari a renoué avec son histoire familiale. La storia della mia famiglia è quella, è una storia comune, molto comune in questa città. E dopo guerra, con la gentrificazione a Venezia e come dire, un'economia che era sempre di più rivolta soltanto al turismo, e tantissimi veneziani sono dovuti scappare dalla Venezia insulare, e però dopo 4 generazioni noi siamo tornati a Venezia e Iris è la prima appunto che è tornata a nascere a Venezia. Chiara et Jacopo sont devenus parents à Venise. Un symbole très fort pour ce couple. Insomma, è uno dei pochi, neanche 300 bambini all'anno che nascono qui, quindi veramente pochi. Ed è importante che sia uno di quei numeretti lì, no? Che va a ingrossare le fila. Pasta con le lenticchie? Sì, anche lei. Può essere, pasta con le lenticchie. Poi che guardo, vediamo cosa c'è. Ma tu le sai cucinare? No. Ma tu mi dici cosa devo fare e io lo faccio. Così mi piace. Poi. Mais ce retour à Venise a un prix. Un appartement comme celui-ci coûterait 1500 euros par mois. Beaucoup trop cher pour cette famille. Pour rester, le couple a choisi d'être hors la loi. Depuis plus d'un an, ils occupent illégalement ce trois pièces. Pour ce délit, la mère de famille risque jusqu'à 2 ans de prison. Penso che quello sia illegale. E il fatto che io invece la occupo, la restauro, la pitturo, la tengo viva, non sia poi così illegale. Che abbiamo occupato perché non avevamo alternative nel mercato dell'alloggio privato a Venezia. Riuscire ad ottenere un contratto a lungo termine è quasi impossibile in questa città, di parola politica, ma anche proprio di necessità vitale per noi, ma io credo anche proprio per la città. Les occupations illégales sont une solution extrême. Mais comme Chiara, ils sont désormais des milliers de Vénitiens qui assument ce choix de vie. Sale la montagne, la pioggia, lo bagno, whisky cade giù, giù, giù. Le prix à payer pour vivre en ville ne s'arrête pas au problème du logement. Les petits commerçants, les pharmaciens, ont peu à peu disparu du paysage. Sicuramente il fatto che molte attività devono aprire e chiudere molto velocemente, nel senso che poi non si possono permettere l'affitto del fondo di negozio dei muri, quindi prezzi molto alti e anche la chiusura dei negozi di prossimità. Ce matin-là, la jeune maman se rend dans ce magasin. Il résume à lui seul l'évolution de sa ville. Autrefois un théâtre majestueux, aujourd'hui, il s'est transformé en un supermarché. Possiamo vedere anche tutti gli affreschi che ci sono sopra nel soffitto, che sono stati restaurati e mantenuti. È assurdo pensare di alzare lo sguardo, guardare gli affreschi e stai comprando il pane. Comme de nombreux bâtiments publics à Venise, ce trésor du patrimoine local a été racheté par des entrepreneurs privés. Purtroppo il destino che ha avuto il Teatro Italia è un destino che hanno anche altri luoghi in città trasformati per lo più in alberghi. Diciamo che Venezia è diventata museo soltanto all'esterno e ormai all'interno c'è il consumismo più sfrenato. Ciao cara, ciao! Ciao tesoro, ciao, come stai? Tu bene, guarda che bel fucsia, bella!
Gina! Sono io! Ciao! Senti, ti ho lasciato le chiavi in pasticceria, va bene? Baci, ciao amore, ci vediamo dopo, ciao! Mattia Berto è la mascotte de son quartier, dans l'ipercentro vénitien, le Rialto. Stiamo facendo e foderette, come diciamo noi in veneziano, le strade più interne, come se fossero le fodere di un cappotto. Così un po' ci salviamo dai turisti e un po' riusciamo ad arrivare tranquilli al mercato di Rialto. Pour ce metteur en scène, Venise côté coulisses est une source d'inspiration permanente. Gianni, buongiorno. Pour écrire ses pièces de théâtre, Mattia récolte chaque jour des témoignages, des histoires de quartier où les commerçants et les artisans étaient encore nombreux. Natale 1961. C'era tutto pieno, pescaria ora. Quando che tuo papà? Mio papà e mia mamma. Questo è il banco con mio papà, ti vedi che tenimo fuori da parte di A. Una volta, ti vedi? No, j'adore, bellissimo. Aspetta, voglio fare una foto perché mando Roberto, troppo bello. Venezia è la città dell'incontro, è scena teatrale perenne in questo senso qui. E quindi è inevitabile che io incontri le persone e che quindi le persone mi facciano anche delle proposte che poi magicamente diventano spettacolo, performance. Stante vado pazzo delle storie, delle loro storie, delle nostre storie. Ti raccomando, sa, arrivi a cucinarli bene. Va 5 ben. Minuti. Grazie, Gianni. 5? Va bene. Ciao ragazzi, ciao, buon lavoro. Ciao. En documentant l'histoire des habitants, Mattia raconte une autre Venise, loin des clichés, plus authentique. Ci vogliono persone che amano questa città e che a partire dall'amore per questa città e che conoscano questa città creino visione. La visione me la regala Venezia ogni mattina, nel senso esco di casa, incontro le persone, condividiamo e costruiamo il futuro. Pour s'imaginer un avenir à Venise, Matteo a dû faire des sacrifices. Ecco Giulio, buonasera. Il est minuit, il prend son service. Matteo travaille comme veilleur de nuit dans l'un des hôtels de la ville. Partenze presto non ne hai, domani è domenica, tiriamo fuori il pane. Lo so. Basta. Mi sono promesso di scriverti un appuntino. Che bello. Tutto tranquillo. C'è solo questo? Solo queste tre robe qua. Va bene. Sì. Come lavoro faccio il portiere di notte in un hotel a 4 stelle, però in passato ho gestito per anni un hotel a 3 stelle. Sì. Ciao Matteo. Ciao Giulio. E stavo bene, guadagnavo, non so, 3-4 mila euro al mese. La proprietaria dei muri ha aumentato l'affitto e quindi praticamente lavoravo quasi gratis. Sì, pronto? Sì, mi dia qualche minuto e le porteremo quello che ha richiesto. Matteo a toujours travaillé dans le secteur du tourisme à Venise. Il dénonce pourtant cette ultra-dépendance. A Venezia, i posti letto per turisti hanno superato i posti letto per gli abitanti. È una città falsa. Lavorare nel turismo e sapere che ammazza la città è un paradosso incredibile. Mi sembra di essere un drogato che ha bisogno della droga, ma sa che poi la droga lo ammazza. Mica, metto sempre un po' di peperoncino. Lo sai che non mi piace, però. Vabbè. Après une courte nuit, Matteo prépare le déjeuner pour sa fille, Natalia.
gli spaghetti, mi raccomando, non sta mai a tagliarli. Questo. Mai. E chi spezza gli spaghetti va messo in galera. E anche chi beve il cappuccino di pomeriggio. Si le père n'a jamais pensé à partir, il s'interroge pour l'avenir de sa fille. Allora, bene. Perché a Venezia trovi solo lavoro col turismo? Perché Venezia è una città turistica e tutta l'economia è puntata sul turismo. Puoi lavorare solo col turismo e con tutto quello che è collegato. A me piacerebbe che tu andassi a Bruxelles a fare da traduttrice, poi vedi tu, fai quello che vuoi. Ascolta, devi darmi il numero di telefono del tuo fidanzato. Perché? Perché mi serve per il trasloco. Che tutti i miei amici mi dicono no, non posso, mal di schiena, no, non posso, c'ho la sciatica. No, non posso qua, non posso là. Hanno tutti 50-60 anni. Mi mancherà un posto a casa. A me no. Son après-midi, Matteo le passe dans les cartons. Le père et sa fille quittent cet appartement pour une autre location du centre-ville. C'est le quatrième déménagement en deux ans, avec à chaque fois le même objectif. Sto cambiando casa perché ne ho trovata un'altra, più economica, più o meno della stessa metratura. 80 euro sono per noi poveracci, una bella cifra al mese. Qui a Venezia, quando si trovano occasioni, bisogna prenderle al volo. Ciao, Natale. Buonissimo. Bene. Allora. Buon Natale. Allora, portiamo su questi scatoloni. Demore. Ti porti il tappeto anche dopo, va bene? Dai, tanto questo. Via. Dans la ville, aux 435 ponts, interdite aux voitures, déménager est une affaire de courage et de patience. Grazie, mister. Da quanto tempo pensi di farla? Beh, ci vorrà sicuramente un mese e mezzo per fare tutto il trasporto, pezzo su pezzo, anche perché una ditta di traslochi costa tanto e io sinceramente non ho soldi, potrò. Conta su di me, non c'è problema. Per abitare a Venezia c'è un prezzo da pagare, sia economico che in termini logistici. Però sono prezzi che chi ama veramente la città, come me. Guarda qua, qua, secondo piano. Bello! Beh, vero? Dura, Sì, sì. Dai. Via. Dai, bellissimo. Si son avenir s'écrit à Venise, Matteo se dit inquiet des choix de la mairie. Dans quelques jours, les touristes devront acheter un ticket pour visiter la ville. Io non sono d'accordo con questa introduzione perché trasformerebbe Venezia definitivamente in un parco a tema a pagamento come Disneyland. Il ticket d'entrata non è previsto un numero massimo di arrivi, quindi il ticket non è assolutamente un mezzo per bloccare l'afflusso di turisti. Loro hanno il diritto di visitare la città come è giusto che sia. Però devono capire che stanno visitando una città con della gente che ci abita. Pensa, c'è già una signora che ci fa la foto, guarda. Ciao. Giulietta Romeo. Giulietta Romeo.
Ignorée des touristes, Venise possède aussi son quartier populaire, Sacca Fisola, un ensemble de résidences HLM que Chiara connaît bien. Chiusa, guarda, qua, chiuso, chiuso, chiuso. Avec d'autres Vénitiens, la mère de famille dénonce un scandale. Alors que les demandes d'appartements sociaux explosent, la ville compte pourtant plus de 2000 HLM vacants. Selon Chiara, un choix politique du maire conservateur de Venise. Su 18 appartamenti ne abbiamo abitati 7. Queste sono le cifre. Di case che ovviamente andrebbero alcune messe a posto, altre abitate subito. Purtroppo è una situazione comune, nel senso che è una fotografia buonissima di quella che è la situazione delle case popolari a Venezia, cioè l'abbandono e il degrado. Dall'altro lato, mantenere una casa a Venezia costa moltissimo, quindi io credo che per loro sia più conveniente lasciarla vuota che restare a orla e darla. Les appartements laissés à l'abandon par la mairie, Chiara e les membres du collectif les rénovent bénévolement. Électricité, plomberie, peinture, elle a déjà participé à une dizaine de réhabilitations. Esterno, sì, perché dentro non si poteva bucare? Si poteva, ma dentro proprio l'impianto originario non passavano proprio i cavi di nuovo. Ah, ok. Quindi è stato fatto esternamente. Ok, ok, ok. Praticamente una sostituzione, è vero. Pensiamo che sia più dannoso lasciarla al degrado che ne occuparla e occuparcene noi, ecco. Avec son collectif, elle aide aussi d'autres mal logés. Ciao. Des Vénitiens qui, comme elle, occupent illégalement des logements, mais qui ne se considèrent pas comme des délinquants. Stai, guarda che bronzata bella che ti sei. Dove sei stata? Suzy a 55 ans. Elle travaille comme aide-soignante. Malgré son petit salaire, ses demandes de logement social n'ont jamais abouti. Grâce à Chiara, elle a réussi à trouver un toit. Noi ieri ci ha fatto questa grande sorpresa che è caduto. Quindi vabbè, adesso bisogna fare un po' di ristrutturazione. Tante. Mm. Metto una rete perché non cada giù la sporco sul mangiare. Ah. Sì. Poi la camera, mi sveglio con i capelli bagnati. Tanta veramente. Anche i cuscini. Per male che viviamo nell'umidità. Non è da poco. Insomma, sentirsi non buttati fuori, perché sono stata in un albergo, messa in un appartamentino, ho dormito per terra per 7 mesi. No, la soluzione definitiva, ma è una soluzione che diciamo almeno... Diciamo che a 55 anni ho trovato un po' di positività e lì prendo fiato. Sì. Ciao. Ciao, bella. Ciao, Susy. Ciao, ciao. Ciao, ciao cara. A presto. Ciao. Eccoci qua. Ce ne che occupano sono, direi, è un gruppo eterogeneo. Questo è un periodo molto vivo. A Venise, les occupants illégaux vivent sous la menace des courriers d'huissiers. L'an dernier, 800 Vénitiens ont été forcés de quitter leur logement. Et lorsqu'un habitant l'avertit, Chiara et les membres de son collectif viennent en nombre pour faire barrage. Dimmi, dimmi. Ho sentito l'ufficiale giudiziario ieri sera, ieri pomeriggio tardi, così, e lei non aveva ancora una data, nel senso che gli avevo chiesto se l'ATA gliel'avesse data. Anche a questi sono grandi, perché era che come no? Metto qua? No, scherzo, ragazzi. Casa, diritti, dignità! Casa, diritti, dignità! Allora, ho sentito, ragazzi, siamo riusciti ad ottenere il rinvio alla fine di giugno. Passerà. Grâce à la mobilisation du collectif, cette mère de famille ne sera finalement pas expulsée ce jour-là. Une grande victoire pour Chiara et ses Vénitiens. Grazie di tutto. Ciao Francesca. Ciao amore. Ciao, ciao. Si Mattia fait partie des rares Vénitiens qui sont restés dans le centre historique, c'est parce qu'il a la chance d'occuper gratuitement cet appartement familial. Oh, ecco, ciao tesoro. Stai bene?
Ora molto meglio che ti vedo. Dernier jour de travail avec son costumier, Hildo, avant la première de sa pièce de théâtre. Un spectacle joué exclusivement par des acteurs amateurs, tous vénitiens. Trovo che loro in questo siano sempre molto autentici. Loro sono molto bravi, devo dire che sono cresciuti molto negli anni. La visione forse è drammatica e drastica, tutti i performer cittadini mi dicevano che era un rapporto malsano, faticoso, dove la città veniva divorata dal denaro. Dans sa dernière pièce de théâtre, Mattia a décidé de convoquer une figure du passé. Shakespeare, l'auteur du Marchand de Venise. Prende a pretesto la figura del mercante per antonomasia, perché questa è una città di mercanti e quindi prendiamo questa figura shakespeariana semplicemente come pretesto per mappare il rapporto tra la città e il denaro. Tutta una serie di interventi così a cuore aperto di persone che si incontrano fanno massa critica, quindi sì. È un modo per difendere la propria città, per curarla, per farla diventare ancora più ospitale e ancora più preziosa. E vado nello spazio. Pour le metteur en scène, le casting de ses acteurs devait être à l'image des habitants de sa ville. Le persone che lavorano con me non sono attori, sono cittadini, sono persone che hanno voglia di giocare insieme, sono persone che hanno voglia di mettersi in gioco, sono persone che hanno voglia di fare baracca, di fare casa insieme. Retraité, étudiant ou commerçant, ils jouent leur propre rôle. La cola è questa, Venezia è una città in pericolo. E poi trovo vergognoso, e questa la mia memoria mi ricorda i bei carnevali che avevamo negli anni 80, quando le autorità hanno capito il business e hanno venduto gli spettacoli, portandoli nei palazzi veneziani a 400, 500, 600 euro. Voglio essere buono. Io spero ci sia un cambio di rotta in questa città, ci sia più attenzione quindi alle necessità sociali nei confronti dei bambini, degli anziani, delle famiglie e non solo la creazione di mostri, di hotel. Allora, in fondo manca poco al nostro lavoro di messa in scena sul palco del Goldoni, ok? Allora, vai, siamo pronti. Prego. Venezia è un luogo. Uno dei pochi rimasti, forse. E noi la stiamo distruggendo. Beh, in realtà noi diamo la colpa al denaro, giustamente. Ma non è così. Perché siamo noi a cercare il denaro. Siamo noi che siamo affamati. Siamo noi che ne vogliamo sempre, sempre di più. Che compriamo case da affittare ai turisti. Che costruiamo alberghi da dare ai turisti che poi vengono a distruggere la nostra città. E tutto questo perché? Perché vogliamo il nuovo iPhone? Perché la nuova Audi è molto bella? No, lo facciamo perché pensiamo che i soldi siano la felicità, che i soldi possano lenire il nostro dolore. E nel farlo stiamo distruggendo la cosa più bella che ci sia capitata. Venezia. Come un symbole, la pièce sera jouée dans le plus ancien théâtre de la ville, le Goldoni. Mattia y espère un public de Vénitiens, mais aussi des touristes. Une manière de réunir par la culture les deux Venises. O ci inventiamo un modo per far rete, per fare comunità, per pensare la città del domani, attraverso la cultura, attraverso la politica. Oppure senza visione. È un giardino meraviglioso, ma che sprofonda sott'acqua.